Credo che quest'anno ha un significato molto particolare perché concludiamo un anno berardiano e dunque diventa davvero un momento importante di conclusione ma soprattutto di ripartenza e la celebrazione che vogliamo vivere insieme con Sua Eminenza il Cardinale Parolin vuole essere per tutta la nostra Chiesa diocesana ma anche per tutta la nostra comunità una grande occasione per sentirsi Chiesa e soprattutto per recuperare sempre di più quella dimensione di servizio perché per la Chiesa l'evangelizzazione, come direbbe Papa Francesco, non è fare pubblicità di se stessa, ma servire una situazione contemporanea che, come sappiamo, è molto compressa. La nostra comunità viene da un'esperienza come quella del terremoto, ma anche le stesse situazioni internazionali contemporanee sono anche un segno di preoccupazione per tutti. Noi vogliamo con questo evento dare a tutti la certezza che è possibile ripartire e soprattutto che nella nostra comunità c'è una realtà di base che può permettere alle nuove generazioni di guardare avanti con fiducia e con serenità. Per questo Natale, ecco, proprio vorrei invitare a, come sto invitando, girando per le varie aziende, ho avuto già il grande onore di visitare 5 aziende, ne visiterò altre e poi ho anche alcune istituzioni nel territorio, di che quest'anno fare un passo in avanti, di non fermarsi soltanto all'aspetto tradizionale. Dobbiamo impegnarci a entrare nella grotta di Betlemme, perché quel bambino è la certezza che possiamo costruire un mondo migliore. Diciamo che è solo l'inizio, perché io spero che con questo evento sarà possibile quantomeno vedere in un riquadro come sarà la struttura. Ecco, certamente c'è tutto il tempo di elaborazione, di lavori da fare, perché lo stabile, mi dicono, ha bisogno di molto lavoro, di restauro, per cui io spero che l'evento di San Berardo possa essere una grande occasione per sollecitare sempre di più la possibilità di una progettazione e poi realizzazione del progetto che stanno elaborando.